1401. Margherita è abituata ad aspettare. È una donna paziente. In paese lo sanno tutti. Anche suo marito lo sa. Ma essere pazienti non vuol dire non avere paura. E Margherita si accorge che la paura sta arrivando. Che cosa agita questa donna al sicuro nella sua casa al centro del paese? Il fatto è che Paolo, suo marito, è in ritardo. Fuori tutto è sereno, ma i tempi sono bui e agitati. Sono tempi dove è molto facile morire. Per una malattia, per un incidente. In un agguato. Pericoli che possono annidarsi ovunque. In una grande città o ai margini di un piccolo paese dell'Appennino Umbro. Un paesino, ad esempio, come Rocca Porena. Solo col tempo Margherita capirà che l'ansia di quella drammatica sera era l'annuncio di un cambiamento che avrebbe stravolto, di lì a breve, moltissime vite a cominciare dalla sua. Un cambiamento che apparirà negli anni a seguire come l'indicazione di un vero e proprio disegno divino che la riguardava molto da vicino. In una stanza a spoglia di una casa come tante, Margherita inizia un percorso che la porterà ad essere la donna più venerata della cristianità, seconda solo a Maria di Nazareth, che dalla sua ha il fatto di essere la Madonna, la madre di Gesù. Chi era davvero Margherita? Cosa ha trasformato una semplice madre e moglie prima in una suora e poi in una santa? Perché la Chiesa ha tardato così tanto a riconoscerne il culto? Quale fu lo scenario di un'avventura spirituale che ogni anno attira tra i monti dell'Umbria più di 1 milione di persone? Di quali miracoli è stata capace una donna che passò un'intera vita nel raggio di soli 5 chilometri? Perché sono associate al suo nome le api e le rose? Insomma, chi è stata e cosa rende speciale Rita da Cascia? Rocca Porena 1371. La storia della trasformazione di Margherita Lotti di Rocca Porena, prima in Rita da Cascia e poi in Santa Rita da Cascia, comincia in un piccolo villaggio umbro, alle pendici del Monte Sassa, nella valle che prende il nome dal fiume Nera, la Valnerina. Rocca Porena, alla fine del 300, è uno dei tanti villaggi e castelli dominati dalla vicina città di Cascia, distante solo 5 chilometri. Cascia è un centro abitato fin dall'epoca romana, e nel Medioevo ha capitalizzato al meglio la propria posizione geografica. Nel Medioevo Cascia aveva una posizione privilegiata rispetto ad altre città per vari motivi. Uno, la ubicazione geografica, una zona molto produttiva dal punto di vista agricolo. Poi c'era una posizione strategica dovuta all'incrocio di tante strade importanti. Una delle più importanti, addirittura partendo da Milano, passava nel territorio di Cascia e arrivava a Napoli. Poi, terzo punto, l'operosità degli abitanti di Cascia. Il commercio ha segnato a lungo la fortuna di questa zona, che vanta però una tradizione molto più radicata fin dai tempi più antichi, quella della presenza del sacro. Resti di templi pagani, eremi, abbazie, santuari, conventi e chiese costellano tutta la Valnerina, che al pari del resto dell'Umbria durante il Medioevo ha visto nascere e operare santi importanti come Benedetto da Norcia, Santa Scolastica, il beato Simone Fidati da Cascia, oltre ovviamente a Santa Rita. Nel Medioevo poi, in Umbria sono presenti i frati benedettini e i francescani, i cui fondatori, Benedetto e Francesco, erano umbri. Ma presto arrivano anche gli agostiniani che col passare del tempo divennero l'ordine più diffuso nella regione. A metà del 300, gli agostiniani, nella sola zona tra Spoleto e la Valnerina, contavano ben 42 conventi di frati e suore. Ma queste terre, anche dopo l'avvento del cristianesimo, hanno visto il resistere di una cultura pagana che ha rappresentato un altro modo di vivere il sacro, soprattutto per le popolazioni contadine. La stessa Rocca Porena prenderebbe il nome dalla sibilla Porrina,
una figura leggendaria, capace di vedere nel futuro e che avrebbe abitato quella che oggi viene chiamata la Grotta d'Oro che sovrasta il paese. Orena da Porro significa quella esperta nel passato. Aveva una sua sorella, collega, diciamo, nell'arte oracolare, che era chiamata Postuorta, nel senso che vedeva verso avanti. Insomma, era una divinità legata a un culto romano arcaico. Però attenti bene, queste ninfe oracolari sono sempre legate alle grotte. Certo si è che l'antro, cosiddetto antro d'oro, la grotta d'oro, laddove secondo la leggenda Rita andava a pregare, che sta proprio dietro la casa maritale di Rita, non era passato inosservato agli occhi degli antichi, era un posto degno di sacralità per la sua vicinanza con le acque. Queste ninfe sono sempre legate anche all'acqua, la grotta e l'acqua. Qui ho realizzato una serie di interviste agli anziani del posto, non ricordano più la ninfa romana, ma il nome di Porrina viene dato a una specie di santa eremita, una donna che faceva qui l'eremita prima che Rita nascesse e che dispensava erbe benefiche. Margherita nasce a Rocca Porena da due genitori considerati per l'epoca anziani, Antonio e Amata Lotti. La tradizione individua la casa dove sarebbe nata la futura santa in un'abitazione ancora oggi visibile nel centro del paese. Ma quando è nata esattamente Margherita Lotti? Il problema della data di nascita della futura santa è curiosamente legato a quello della sua morte. Noi sappiamo che è vissuta 76 anni e dunque una volta che si è fissata la data di morte si ritrocede di 76 anni. Le teorie sono due. Una fissa la data della morte al 1447 e questa è la data scelta dal processo di beatificazione. L'altra fissa la data invece al 457 e questa cronologia utilizzata dal processo di canonizzazione. Effettivamente sulla cassa di Santa Rita c'è 1457, però per alcuni è il decennale della morte, per altri invece è la data della morte. Sembra che la famiglia di Margherita, oltre all'attività agricola, svolgesse un importante ruolo nella comunità di Rocca Porena. I Lotti erano paceri, mettevano cioè pace tra famiglie in lotta o risolvendo contese pubbliche. Ed essendo molto credenti, ricorrevano anche ad argomenti religiosi, ricordando le pene che potevano gravare sui contendenti, sia le pene inflitte dalla giustizia pubblica che quelle dell'aldilà. Negli statuti della Repubblica di Cascia, la cupola suprema, cioè i membri che reggevano tutto il Consiglio cittadino, dovevano essere appartenenti ai cittadini o terrazzani, come venivano chiamati, cioè alla nobiltà locale. La gente del contado, sebbene fosse rappresentata da alcuni consoli, non aveva poi in effetti un potere decisionale nelle decisioni importanti. Questo, la disparità sociale, eccetera, eccetera, aveva creato una situazione conflittuale che dava continuamente delle scosse, come premonitrici di un terremoto. Fin dai primi mesi, la vita della piccola Margherita si mostra, per chi dovrà leggerla e raccontarla, costantemente sospesa tra mito e realtà. Un esempio arriva quasi subito ed è destinato a lasciare un'impronta profonda nella simbologia che accompagna il culto di Santa Rita. Se le rose segneranno il tramonto della vita di Rita, il suo esordio sulla terra è stato invece all'insegna del celebre prodigio delle api. Secondo la tradizione popolare, il prodigio delle api sarebbe stato il primo miracolo operato dalla futura santa, uno dei pochi avvenuti durante la sua vita e invece il primo di una infinita serie, se si considerano anche quelli che le vengono attribuiti dopo la sua morte. Ma cosa sarebbe stato precisamente il prodigio delle api? Il primo episodio considerato straordinario nella vita di Rita è quello delle api. Dice questa tradizione che quando Rita era in culla, delle api si posarono su di lei, entravano, uscivano dalla sua bocca, suscitando la preoccupazione dei presenti,
ma non facendo alcun danno alla bambina. Una tradizione antichissima dice che il bambino sul quale si possono le api è destinato a un grande avvenire. Il prodigio delle api è testimoniato da fonti contemporanee a Santa Rita e ha avuto una sua prima rappresentazione nella cosiddetta Tela Antiquissima, una sorta di biografia per immagini realizzata poco tempo dopo la morte della santa. Tutto questo non impedisce però di leggere il prodigio anche in un altro modo. Diciamo quindi che il mito delle api viene intessuto probabilmente quando Rita era ancora viva. Anche qui non si tratta di una invenzione, ma di una rielaborazione di quello che noi chiameremo un mitema, un tema mitico classico che viene da molto lontano. L'ape, il miele, la sapienza e l'immortalità. Ecco, questa è la trafila. La bevanda di immortalità, l'ambrosia, è proprio la bevanda, è l'idromele, quindi una bevanda di miele fermentato. La simbologia delle api è una simbologia molto antica. Non solo era legata a Demetra, a proposito appunto di culti antichi, ma addirittura nella storia anche di Platone si racconta che delle api erano intorno alla sua bocca, entrano nella sua bocca quando era bambino ed erano il segno anche dell'eloquenza e della sapienza. Ma ci sono altre agiografie di santi come Sant'Ambrogio, che è un santo molto importante, in cui anche lui c'ha questa, diciamo, presenza delle api quando era piccolo. Quindi diciamo fa parte di una geografia cristiana abbastanza diffusa, ma anche legata a dei personaggi importanti del mondo pre-cristiano legati appunto all'eloquenza. Figlia unica di genitori molto religiosi, Margherita trova l'ambiente ideale per sviluppare quella che appare una naturale inclinazione. Oltre ad aiutare gli anziani genitori, la ragazza passa molto tempo a meditare e a pregare. I suoi biografi ricordano che molto presto prende la decisione di entrare in convento. Alla fine ci riuscirà, ma dopo un percorso lungo e tormentato. Il primo ostacolo ai progetti di Margherita sono i genitori. Antonio e Amata sono anziani e per la loro unica figlia vogliono un futuro sicuro, garantito da un buon matrimonio. La scelta cade su un uomo più grande, dal carattere spigoloso ma di buona famiglia, Paolo Mancini, anche lui di Rocca Porena. Le fonti, soprattutto ecclesiastiche, lo dicono dotato di un carattere impossibile. Una persona collerica, assolutamente iracondo, eccetera, eccetera. Credo, e non solo io, ma anche studiosi, professionisti di Rita, crediamo tutti insieme che questa esagerazione di questo carattere, di quest'uomo, che sicuramente non doveva essere docile, si trovava in una posizione conflittuale, a rischiare la propria pelle, insomma, quindi non doveva essere un agnellino, ma dipingerlo come un fiero leone, come viene dipinto, serve solo probabilmente a far vedere, a risaltare ancora più la fedeltà, l'umiltà, la bontà di Rita, che poi fu al secolo sua moglie per 18 anni. Quello che tocca a Margherita è il destino di quasi tutte le donne del suo tempo. Sposare un uomo che non si è scelto e che non si ama, e che a sua volta non ha scelto e non ama la moglie che gli viene assegnata. La speranza è che almeno ci sia il rispetto e col tempo magari arrivi, se non l'amore, almeno l'affetto. Secondo gli statuti che regolavano la vita nel territorio di Cascia, due giovani non potevano sposarsi prima che lui avesse compiuto i 14 anni e lei almeno 12. È probabile quindi che il matrimonio sia avvenuto poco dopo che Margherita ebbe compiuto 12 anni. Il matrimonio fu celebrato in una chiesa che c'è ancora oggi a Rocca Porena, la chiesa di San Montano. Oltre alla chiesa, di quel giorno rimangono un vago ricordo e un oggetto, l'anello nuziale di Margherita, una fascia d'oro fatta da due mani che si intrecciano. L'anello fu probabilmente consegnato dalla stessa Margherita al momento del suo ingresso in convento e poi sempre custodito dalle suore agostiniane di Cascia. Ecco perché l'anello è conservato ancora oggi accanto alla cella del convento, abitata dalla santa per circa 40 anni. Una volta andata in moglie a Paolo Mancino, Rita era costretta a lavorare. Non aveva una situazione economica tale da poter campare di rendita, per cui sappiamo, ed è quasi certo, che la famiglia Mancino aveva un mulino lungo il corso del Corno, poco prima dello scoglio di Rocca Porena. Ecco, probabilmente Rita lavorò anche in quel mulino,
era coinvolta nei lavori che servivano per tirare avanti una famiglia. Il matrimonio tra Paolo e Margherita dura, secondo la tradizione, 18 anni. La coppia ha anche due figli maschi, forse gemelli, sicuramente nati a breve distanza l'uno dall'altro. I due ragazzi avranno un destino comune e tragico, decisivo per decidere anche quello della madre. Come madre e come moglie, Margherita si comporta come chiunque la conosca si aspetta che sia. Umile, ubbidiente, ma non remissiva, sempre ispirata dal messaggio cristiano. Non solo modera il carattere spigoloso del marito ed educa i figli ad essere dei buoni cristiani, ma si dedica alla preghiera, alla carità, alla cura dei malati. A Rocca Porena sono visibili ancora alcuni dei luoghi dove Margherita svolgeva le sue attività. Il lazzaretto, dove venivano ospitati i viandanti e curati i malati. Il cosiddetto scoglio di Santa Rita, un luogo dove la tradizione vuole che la futura santa andasse a pregare. Cura dei malati e preghiera aiutano a introdurre un aspetto meno evidente della vita di Santa Rita, un aspetto che lega la sua figura alle tradizioni millenarie di questa terra. E poi c'era questo scoglio, elevatissimo, in Tesqua, un posto di roccia dove salivano gli auguri a vaticinare. Ecco, un auguraculum. La famosa pietra sulla quale, secondo una via tradizione, Rita avrebbe poggiato le ginocchia e i gomiti mentre pregava, lasciando quelle cavità, appunto, è una via tradizione che con Rita non ha niente a che fare. Si tratta sicuramente di un monolito caratterizzato dalla presenza di coppelle, cioè di cavità che venivano destinate alla raccolta di offerte, le quali si sviluppano a larghissima diffusione sul suolo italiano, soprattutto nell'età del bronzo. A me sembra che la figura di Rita, all'interno di un contesto in cui c'erano molte donne veggenti, non solo la Sibilla, ma c'è una tradizione di donne veggenti in tutta la Valnerina, sia servita a evangelizzare appunto una terra che era contrassegnata da forti elementi di figure negative e di negromanti. Mentre la vita di Margherita a Rocca Porena scorre sospesa tra passato e presente, tra realtà e mito, sostanzialmente sempre uguale a se stessa, il mondo come al solito non sta fermo. Siamo ormai nei primi anni del 400 e i cambiamenti sono tanti, importanti e decisivi. È soprattutto da Firenze che inizia a soffiare il vento che annuncerà il Rinascimento, rivoluzionando il pensiero e le arti, mentre è da Roma che arrivano le tempeste. La Chiesa sta vivendo una delle crisi più gravi della sua storia, lo scisma d'Occidente, conseguenza anche del trasferimento del papato ad Avignone, in Francia, all'inizio del 300. Tra la fine del secolo e l'inizio del 400, si accavallano papi e antipapi in una confusione politica che ha ripercussioni un po' in tutta Europa. Solo nel 1417, con l'elezione di Martino V, la Chiesa ritrova la sua unità. In quel periodo così tormentato, varie personalità si muovono per sostenere la fede cristiana, ognuna a suo modo. La mistica Caterina da Siena e Bernardino da Siena, francescano e grande predicatore. Santa Francesca Romana, dalla vita molto simile a quella di Rita da Cascia, mentre in Francia si consuma la breve parabola di Giovanna d'Arco, vergine, guerriera, mistica, accusata di eresia e poi fatta santa. Diciamo che il modello di santità medievale è fondamentalmente un modello di donne vergini, spesso anoressiche. La Chiesa Cattolica veicolava un modello di donna che non avesse vissuto la sessualità. Però ci sono molte sante medievali che sono state madri. Rita non è la sola, c'è Margherita da Cortona, c'è Angela da Foligno. Però sono tutte donne che a un certo punto rifiutano la maternità, come se questo vissuto della sessualità fosse un ostacolo al monachesimo e alla santità. Tutti questi eventi e questi personaggi non ebbero che influenze minime sulla vita di Cascia e Rocca Porena, il che non vuol dire che tra i monti dell'Appennino Umbro tutto fosse tranquillo. Anzi. Cascia ebbe una tentazione di tipo imperiale, andò male un paio di volte, poi rientrò sotto il sacro manto di Madre Chiesa,
qui i nobili di Cascia li chiameremmo guelfi, erano orientati favorevoli a un vassallaggio alla Chiesa romana. E invece le fazioni dei più poveri del contado erano orientati da un punto di vista che oggi definiremmo ghibellino, contro la supremazia della Chiesa romana. In questa situazione conflittuale, dove fermentavano odi, dissapori, voglia di rivincita, aspirazioni anche legittime da parte dei più poveri, evidentemente queste energie si coagulavano intorno a delle personalità forti, dei capipopolo, degli agitprop. Uno di questi era Paolo Mancino, che poi divenne il marito di Rita. Le divisioni politiche riguardano quindi anche la famiglia di Margherita. Suo marito Paolo è un ghibellino e non è tipo da tirarsi indietro quando ci sono problemi. Anche se la moglie ha avuto un effetto positivo sul suo carattere, antichi torti e vecchie divisioni sono rimasti a minacciare la serenità della zona. Di quei torti e di quelle divisioni si servirà il destino per raggiungere il proprio obiettivo, che era quello di trasformare Margherita prima in Rita da Cascia e poi in Santa Rita. Non è possibile sapere quando e dove il destino esattamente fece la propria mossa. Di certo la fece all'inizio del 400, da qualche parte tra i boschi e i dirupi che sono tra Cascia e Rocca Porena. Lì, in agguato, forse due uomini, attendevano il passaggio di Paolo Mancini, sposato, due figli, ghibellino, giunto ormai alla fine della propria vita. Mentre la moglie, sempre più in ansia, lo aspetta invano a casa, Paolo muore sotto il pugnale o la spada dei suoi assassini. La loro identità e il loro movente si è perso nel tempo, ma all'epoca il quadro della situazione era sicuramente più chiaro. Dagli atti del processo di beatificazione noi sappiamo che il marito di Rita venne assassinato. Si tratta probabilmente di una vendetta politica, spada o coltello, comunque venne trafitto a morte e il delitto avvenne mentre lui rincasava, stava per arrivare a Rocca Porena. La scena che seguì fu la stessa che si è ripetuta moltissime volte nel corso della storia, con protagonisti anonimi condannati a vivere tempi violenti e ingiusti. Un uomo senza vita e una camicia coperta di sangue. Qualcuno che avvisa una moglie, già messa sull'avviso dall'ansia e da un ritardo eccessivo. Una corsa disperata, l'ultimo abbraccio. Quello che ha reso diversa da tutte le altre la scena che ebbe per protagonista Margherita è che quel momento straziante ebbe un epilogo anomalo e soprattutto conseguenze incalcolabili. Lei corre più veloce, arriva per primo sul luogo, il marito è probabilmente già morto, ma sappiamo da una tradizione unanime che lei fece tempo a togliergli la camicia insanguinata e a nasconderla, perché da quel momento, e fino a che i figli vissero, la sua preoccupazione costante fu che i figli prendessero vendetta, cosa che all'epoca era abbastanza comune. Nascondere la camicia insanguinata del marito per impedire che i figli ormai adolescenti venissero travolti dalla logica spietata della vendetta fu un gesto per i tempi rivoluzionario, che non rimase oltretutto isolato. La strada del perdono degli assassini del marito fu la più difficile che Margherita potesse prendere, perché era una strada solitaria dove non l'avrebbero seguita né i figli né la famiglia del marito. La soluzione che Margherita trovò fu quella di tacere e di pregare. Tacere quello che sapeva sugli assassini del marito, perché non scorresse altro sangue. E pregare, perché solo dal cielo poteva arrivare quell'aiuto che al momento non trovava sulla terra. In particolare, a preoccupare Margherita erano i figli e la loro voglia di vendetta che lei non riusciva a contenere. Da madre e da cristiana, temeva che i figli potessero essere travolti dalla violenza e incorrere così tanto nella giustizia terrena che, cosa molto più grave, in quella divina.
Per evitare il peggio, Margherita prega, 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 prega. Ma per chiedere cosa? La tradizione dice che circa un anno dopo la morte del padre, anche due figli di Margherita morirono uno dopo l'altro. A Rocca Porena, nella chiesa di San Montano, dove si presume siano stati sepolti tanto il padre che i figli, una scritta dice che qui la futura santa accompagnò alla tomba sia il marito, vittima dell'odio, che i figli, vittime del suo amore. Rita non ha pregato per la morte dei figli. Rita ha pregato perché assolutamente fosse evitato l'evento incresciosissimo, delittuoso della vendetta. E Rita avrebbe espresso nella sua preghiera la richiesta che questo fosse prioritariamente considerato da evitarsi, magari anche accettando che il Signore si riprendesse i suoi figli anziché permettere che si macchiassero di sangue. Può sembrare strano, ma non lo è, perché è chiaro che un delitto è molto peggio di una morte fisica nella gerarchia dei valori cristiani. A poco più di 30 anni Margherita è ormai sola e può riprendere senza condizionamenti quello che era il suo desiderio fin da bambina, entrare in convento. Ma per quanto fosse sempre stata devota e a Cascia ci fossero vari conventi, prendere i voti non fu una cosa semplice. Il convento agostiniano di Santa Maria Maddalena a Cascia è il convento in cui Margherita vorrebbe entrare. Ma la sua domanda è respinta per ben 3 volte di seguito. Nel respingere la richiesta, le suore agostiniane non mettevano in dubbio la vocazione di Margherita, ma l'opportunità di accogliere nella loro comunità una donna vedova di un uomo assassinato. Addirittura noi sappiamo che Rita venne rifiutata per 3 volte, il suo ingresso nel monastero venne rifiutato, e sappiamo anche che una delle cause era una parente dell'ucciso, una suora che stava qui dentro, la quale ce l'aveva con Rita, perché Rita, pur sapendo chi erano gli assassini, non volle mai delatarli alla giustizia. Quindi praticamente veniva considerata all'epoca una mancanza di carità cristiana, cioè la famiglia dell'ucciso doveva prendersi dei rivincini nei confronti dell'uccisore. Rita portò con lei nella tomba il segreto. Alla fine Margherita riuscì a entrare in convento. Ma come? Ancora una volta, realtà e leggenda tendono a mischiarsi facendo leva sul fatto che sicuramente la donna chiese con le preghiere l'aiuto del cielo. Un aiuto che, secondo la tradizione, quando arrivò, fu particolarmente forte e qualificato. C'è un eremitaggio di Rita per 3 anni, lei cure lebbrosi, cerca di vivere una vita ai margini della società, fino a che succede questo evento molto particolare nella vita di Rita. Lei si reca sullo scoglio che, diciamo, si trova a Rocca Porena, e la leggenda racconta che attraverso un volo notturno lei venga messa all'interno del monastero di Cascia, accompagnata da 3 santi. Questa tradizione del trasporto di Rita per via aerea, per opera dei suoi santi patroni, Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino, San Giovanni Battista, è, diciamo, un'invenzione che credo voglia spiegare l'enorme difficoltà che lei ha avuto per entrare in monastero. Le solite vie di accesso erano impedite. Allora c'era bisogno di una risorsa straordinaria. Nell'epoca in cui è vissuta Rita, cioè diciamo tra la fine del 300 e la prima metà del 400, le donne che volavano di notte erano le streghe, e spesso nei processi di stregoneria di quegli anni si parlava di volo notturno. Dunque era una dimensione ambigua nella vita di questa donna, tant'è vero che le
monache, quando lei entra nel monastero, sono preoccupate del fatto che lei sia entrata non si sa come. Allora, la presenza di questi tre santi così importanti cristianizza un volo che poteva essere considerato ambiguo. Anche in questo caso è possibile vedere l'innestarsi di elementi mitici su fatti storici. Probabilmente le monache agostiniane di Cascia ricevettero l'ordine dai loro superiori di accogliere Margherita, ma ancora nel 1628, nella biografia preparata per la beatificazione di Suor Rita da Cascia, si sottolineava come la donna fosse stata introdotta nel convento in modo a lei incomprensibile. Diciamo, l'aspetto interessante è che certamente questo volo rappresenta un primo passaggio di Rita da una vita di normalità a una vita di eccezionalità. È il primo passaggio che segna una dimensione di differenza, diciamo, nella sua vita, che ancora però non la porta in una condizione di vera santità. Tant'è vero che le monache, non convinte di questo volo, la sottoporranno a una serie di obblighi, come appunto innaffiare un pruno secco, che sembra, diciamo, un ordine inutile. Ma Rita obbedisce perché capisce che deve dimostrare che lei è una paladina della fede e non una figura appunto vicina alla stregoneria. La presenza di alcuni elementi simbolici nella vicenda di Rita non deve trarre in inganno. Spesso nelle campagne venivano confuse con le streghe, donne capaci di curare con le erbe o in grado di aiutare nel parto, mentre la vera strega nell'immaginario contadino aveva ben altre caratteristiche. La strega chi è? È una donna povera, è forse la più povera del villaggio, ma è anche la più invidiosa, la più cattiva. Invidia un minimo di benessere, invidia la vita che nasce, il bambino che sboccia al vivere, e invidia il seno fecondo della madre dal quale sgorga il latte, allora arresta il latte, arresta la vitalità del bambino. È un'immagine quasi tarantolesca, vampirica, insomma, ad una povertà cattiva, una povertà che si chiude su se stessa e che invece di diventare veicolo di santificazione diventa un veicolo di perdizione. E Rita, che pur viene dal ceto popolare, è tutt'altro. Nella sua povertà è aperta agli altri. Entrata finalmente in convento, Margherita si lascia alle spalle la vita precedente, compreso il nome che da ora in avanti sarà solo quello di Rita, Suor Rita da Cascia. Comincia così una nuova fase della vita di questa donna, la più lunga. Infatti Rita resterà nel convento di Cascia per circa 40 anni, fino al giorno della sua morte. Il percorso che avrebbe portato Rita a divenire una sposa di Cristo a tutti gli effetti doveva seguire delle tappe obbligate. Un periodo di noviziato cui sarebbe seguita la professione di fede. Ed è al periodo del noviziato nel convento di Santa Maria Maddalena che si ricollega a uno dei pochi prodigi compiuti da Suor Rita mentre era in vita. Secondo la tradizione fu imposta a Rita di innaffiare sistematicamente una pianta secca, cioè la tipica opera inutile che si fa solo per obbedienza. La tradizione aggiunge che in premio di quell'esercizio di virtù essa vide germogliare di nuovo quella pianta secca. È invece una tradizione successiva, quella che specifica che si trattava di una vite. In ogni caso, ora nel chiostro del monastero di Santa Rita c'è una vite rigogliosa che è lì certamente da alcuni secoli a ricordare l'ammirazione dei suoi contemporanei per il suo spirito di obbedienza. La vita di Suor Rita da Cascia scorre per molti anni tra la vita in convento e la carità all'esterno. Infatti, all'epoca la clausura femminile era intesa in modo molto meno restrittivo di quanto si farà a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Sicuramente era una monaca di clausura, ma la clausura era intesa in un modo differente da quello attuale. Prima del Concilio di Trento, quindi prima che la Chiesa assumesse un atteggiamento di spicco, forte, di difesa, di autodifesa, la clausura era temperata dal permesso che la badessa poteva dare alle suore di uscire dal convento per brevi periodi per espletare certe mansioni che entravano nell'ambito della spiritualità. Ecco, nel caso di Rita, due mansioni importanti, quella della pacera e poi la carità.
Entrando in convento, Rita portò con sé, secondo alcune interpretazioni, anche alcune conoscenze mediche, oltre ad una forte autorevolezza personale. E questo ha fatto ipotizzare che già mentre era in vita, molte persone facessero ricorso a lei, così come accadrà in modo molto più ampio dopo la sua morte. E c'è una biografia più recente del 1988 di Cinzia Ferrari che addirittura la dà come un'erborista capace di guarire, per cui le donne si recavano al monastero per chiederle consigli in merito proprio alla cura di malattie o legate al parto. Del resto tutti gli elementi naturali alle associati in qualche modo ci raccontano questo. La margherita è un simbolo per esempio della medicina, ma sia il pane che il miele che le rose avevano anche delle funzioni terapeutiche. Rita viene di solito dipinta come una donna semplice del popolo. Certo non aveva grandi e prestigiosi incarichi, ma era certamente una personalità stimata ed apprezzata. Il rispetto e l'ammirazione che popolazione e consorelle provavano per Rita dovettero aumentare in modo esponenziale in seguito ad un fatto eccezionale che avvenne nel convento di Cascia quando ormai la futura santa aveva già compiuto 60 anni. In quella che era la sua cella, ancora oggi è visibile la cosiddetta cassa solenne. Una cassa di legno dipinto, realizzata pochi anni dopo la morte di suor Rita per accogliere il suo corpo. Non solo la santa è raffigurata con una vistosa ferita sulla fronte, ma il breve testo posto sul coperchio del sarcofago dice, tra le altre cose, 15 anni la spina patisti. Osservando meglio la figura più in basso, si può notare infatti Rita con una spina in mano. Sono queste le prove più remote che sorreggono una tradizione consolidata nel tempo, è nata quando Rita era ancora viva o morta da pochissimo tempo. Rita era devota, grande devota del Cristo crocifisso. Un giorno ha avuto occasione di ascoltare la predica di San Giacomo della Marca sulla Passione. Rita era rimasta impressionata, per cui rientrata in monastero si era inginocchiata di fronte a un crocifisso esprimendo il desiderio di essere partecipe della sofferenza del Cristo. E questo desiderio fu esaudito prodigiosamente. Qualcosa si è sprigionato dalla corona di spine del Cristo, ha colpito la fronte di Rita, producendo una ferita che essa ha portato con sé per oltre 15 anni. Rita, ormai sessantenne, aveva ricevuto le stimmate come alcuni tra i più grandi santi della cristianità, come San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena o in tempi più recenti Padre Pio da Pietrelcina. Non esattamente. Se in genere per stimmate si intende il presentarsi in forma episodica o permanente di piaghe alle mani, ai piedi e al costato, che ricordano quelle inflitte a Cristo durante la passione sulla croce. Ma nel caso di Rita da Cascia siamo di fronte ad un'unica piaga sulla fronte, a richiamare le ferite inferte a Gesù con l'imposizione della corona di spine. Rita, con la sua ferita sulla fronte, compare in molte tavolette votive realizzate pochi anni dopo la sua morte, segno ulteriore che il fenomeno, unico nel suo genere, era ben noto ai contemporanei della santa. E del resto, l'ultima ricognizione della salma, effettuata nel 1972 da medici incaricati dal Vaticano, ha rivelato che sulla parte frontale del cranio della santa erano ancora evidenti i segni di una ferita ricevuta in vita. Una ferita cronicizzata e che doveva essere stata dolorosissima. La ricognizione fatta sul corpo di Rita da parte di personale scientifico, di patologi, dimostra che effettivamente la ferita frontale ci fu e fu prodotta, così dice il referto, da un corpo, dal cozzare con un corpo contundente. Ovviamente il referto non si spinge più là. Ci sono anche segni di una pronunciata flogosi, quindi che fosse una piaga purulenta e molto fastidiosa, molto penosa da portare, questo è evidente.
la spina è una costante della vita di Rita, perché c'è la spina che poi le procurerà una ferita sulla fronte, ma anche le rose hanno le spine. E dunque, diciamo, la sua vita è stata contrassegnata dalla presenza, diciamo, di spine, dal pungiglione delle api fino appunto alla spina sulla fronte. La ferita era non solo dolorosa, ma si infettava facilmente, provocando un odore forte e sgradevole che imbarazzava sia Rita che le sue consorelle. Una caratteristica, quella del cattivo odore, non comune agli altri stigmatizzati, le cui ferite, riferivano i testimoni, a volte arrivavano addirittura ad emettere profumo di fiori. E la stigmata produce sangue, e il sangue è un elemento purificatore legato alla vita. Tant'è vero che noi lo associamo alla passione di Gesù. Il sangue versato è un sangue appunto per la redenzione dell'umanità. E quindi gli stigmatizzati riproducono l'imitazione, l'imitatio Christi, con questo versamento di sangue che ha un senso sacrificale. Invece la ferita di Rita appunto non è una stigmata, è una ferita purulenta che produce vermi, che produce pus, tant'è vero che non le si poteva stare vicino, lei era isolata in una cella. Da un punto di vista teologico non c'è nessuna assicurazione, nessun patto divino che una stigmata deve essere asettica per tutta la durata della vita. Se accettiamo il fatto che ci sia una stigmata, ogni stigmata ha la sua caratteristica. Quella di Rita è inferta da un corpo contundente, quindi praticamente da una spina, della corona di spine. Io credo che per riuscire a capire questa caratteristica della ferita di Rita bisogna capire qual era il valore della corona di spine che fu messa sulla testa di Cristo. La coronazione di spine di Cristo è stata non soltanto una sofferenza fisica, ma anche morale. Era una corona di schermo. Anche in Rita abbiamo questo duplice aspetto. La ferita ha comportato un dolore terribile, ma non soltanto un dolore fisico, anche un dolore morale. Questa ferita comportava, ci dicono le fonti, che nei tempi recenti sono state taciute perché sembrava sconveniente, comportava un cattivo odore. E questo ha costretto Rita all'isolamento per anni e anni. Il problema divenne più acuto quando si trattò di partecipare ad un pellegrinaggio a Roma. Le consorelle di Rita cercarono di non portarla con loro, nonostante lei lo desiderasse moltissimo. Alla fine riuscì a partire grazie ad un rimedio molto semplice. Le cronache dicono che Rita avrebbe usato uno strumento normale, un unguento da speziale. Verosimilmente è una copertura. Rita non ha voluto far apparire un miracolo quel risultato e quindi ha cercato di giustificarlo agli altri attraverso un'operazione normale, ordinaria, di medicazione. Il Cavallucci, che è il suo primo biografo nel 1610, racconta di un unguento preparato da lei per curare la ferita. Quindi già, diciamo, la prima documentazione biografica ci dice che lei era in grado di curarsi. Ancora una volta nella vicenda di Rita si affollano e si scontrano elementi molto diversi. E ancora una volta la singolarità dell'esperienza di Rita non aiuta a comporre un quadro storico armonico. Del resto, le sorprese non erano finite. Già anziana e malata, al suo rientro a Cascia, Rita ha la conferma che la fine si avvicina. Non solo la ferita sulla fronte si riapre, ma una grave malattia la costringe a letto per gli ultimi anni di vita. Tutto sembra avviarsi verso la più scontata delle fini. E invece si sta preparando l'inizio di una vicenda incredibile che ancora non è finita. Cascia, 22 maggio 1447. Ogni anno oltre 1 milione di pellegrini si reca a Cascia e a Rocca Porena per chiedere aiuto a Santa Rita.
è un flusso costante che dura da secoli e che è iniziato subito dopo la morte dell'anziana suora agostiniana. I maggiori miracoli vengono attribuiti a Rita dopo la sua morte, anche se uno dei prodigi più noti che la riguardano sarebbe avvenuto durante il suo ultimo inverno sulla Terra. Strette tra le montagne che la circondano, Cascia e Roccaporena sono località molto fredde. Qui gli inverni sono facilmente rigidi e ricchi di neve. Ammalata di tubercolosi, Rita, ad una parente di Roccaporena che si era recata in convento a visitarla, disse che desiderava una rosa e due fichi dal suo orto. Credendo che Rita ormai delirasse, la donna tornò a Roccaporena, ma andata nell'orto vide con gran sorpresa che una rosa rossa era sbocciata nella neve e che un fico aveva fatto due frutti maturi. Colti fichi e rosa, la donna li portò a Rita e la scena è ancora oggi visibile grazie a due statue collocate in quello che era stato l'orto di Margherita, Roccaporena, quando era sposata. Oggi l'orto è un vero e proprio roseto, oltre che una delle principali mete dei pellegrini, che qui spesso lasciano preghiere e richieste di grazia alla santa, il cui culto è ormai strettamente legato alle rose rosse. Non a caso, subito fuori dalla cella di Rita del convento di Cascia, nel tempo è stato creato un roseto con piante provenienti dall'orto di Roccaporena. Quando Rita muore, il 22 maggio del 1447 o del 1457, le rose sono comunque già fiorite e quindi la tradizione vuole che il suo ultimo respiro sia accompagnato da un altro prodigio. Le campane della chiesa iniziano a suonare da sole. Potrebbe essere la sigla di chiusura di una vita comunque eccezionale, e invece si tratta della sigla d'inizio di un fenomeno che non sembra conoscere fine. Poco dopo la morte di Rita, si inizia a tenere un libro dei miracoli, dove vengono annotati tutti i prodigi e le grazie che le vengono attribuite. Il primo evento è di poche ore successivo alla sua morte. Un falegname accorso a rendere l'ultimo omaggio a Rita si era lamentato di non poterle fare una cassa perché storpio alle mani. Ma appena ebbe finito di parlare, guarì e fu lui a costruire la prima bara di Rita, la cosiddetta cassa umile. Poco dopo venne realizzata la cassa solenne, che ha accolto il corpo della futura santa per circa tre secoli e che si è rivelata utilissima per integrare le informazioni su Rita. Il ritratto è considerato l'unico attendibile. C'è la conferma della stimmata sulla fronte causata dalla spina che la suora tiene in mano. C'è un testo che traccia la sua prima breve biografia. Subito intorno alla cassa solenne si crea un fenomeno destinato a perpetuarsi e a moltiplicarsi nel tempo. Sempre più gente si reca al convento per pregare davanti alla tomba di Rita chiedendo grazie. Le grazie sembra che arrivino e questo richiama ancora più gente e con la gente aumentano i miracoli che a loro volta richiamano altri pellegrini. All'inizio del 600, a 150 anni dalla morte di Rita, il fenomeno dei pellegrinaggi a Cascia è tale che non può sfuggire ad alcuni importanti prelati. Uno di questi si chiama Maffeo Barberini. Nel 1608 è il vescovo di Spoleto, città che dista meno di 50 km da Cascia, e qualche anno più tardi diverrà papa col nome di Urbano VIII. L'altro si chiama Fausto Poli, è nato a pochi chilometri da Cascia ed è il segretario privato di Cardinal Barberini. Roma, 16 luglio 1628. Per la beatificazione di Rita da Cascia dopo circa 180 anni di attesa, i tempi sono stati tutto sommato brevi. Il processo di beatificazione si è aperto il 19 ottobre 1626 ed è durato solo 21 mesi. Maffeo Barberini è papa da tre anni, quando autorizza l'avvio del processo dietro insistenza di Monsignor Fausto Poli. Il cardinal Fausto Poli
si rende conto da persona intelligente qual era, e molto legato al territorio, alla storia natale, eccetera, eccetera, che il fenomeno Rita aveva ormai preso una piega, un'enfasi, che non era più destinata a poter tornare indietro. Cioè il popolo praticamente aveva già, tra virgolette, dichiarata santa. Per verificare la santità di Rita, si raccolgono documenti e si fa una ricognizione del corpo, che appare praticamente intatto, nonostante il tempo passato. Inoltre si intervistano gli abitanti di Cascia, specie i più anziani, che potevano aver saputo qualcosa dai loro antenati. Ho scartabellato tutte quelle interviste che loro facevano a quelli i cui nonni o bisnonni avevano visto questa piccola monaca minuta che usciva dal monastero con gli occhi bassi ed andava a portare pace. Quindi c'era una testimonianza popolare nettissima. E le grandi notizie che noi abbiamo su Rita, più che dagli incartamenti d'archivio, le abbiamo proprio dalle interviste che i giurati fecero alla gente di Cascia, che parlava di Rita per tradizione familiare. Il 16 luglio 1628, Papa Urbano VIII proclama Rita da Cascia beata, un atto che rende giustizia alla devozione popolare, ma che risponde anche ad altre esigenze. Nel processo di beatificazione del 1626 viene soprattutto valorizzato il suo aspetto di santa mistica, perché appunto dopo il Concilio di Trento è questo il modello femminile di santità, la donna davanti al crocifisso che prega con la spina sulla fronte. Siamo in piena epoca controriformistica e dunque era necessario avere delle immagini di sante mistiche, pensiamo a Teresa di Avila in Spagna, che fossero l'emblema appunto di questo misticismo di fronte al crocifisso. Anche da beata, Rita continua ad ascoltare e esaudire le richieste di aiuto che le arrivano dalla gente comune, ma anche da personaggi importanti, come ricorda una targa sul portale d'ingresso del monastero. Nel 1750, il re del Portogallo, João V, fece una grande donazione dopo essere guarito da una grave malattia per la quale aveva chiesto aiuto a Rita. Ma nonostante questo, il Settecento non fu un secolo di particolare fortuna per il culto della beata Rita da Cascia. Nel tempo il culto a un certo punto decade, soprattutto nel Settecento, epoca ovviamente di razionalismo e di stato laico. In qualche modo il culto di Rita ha la sua fase meno importante. Per quanto nulla fosse cambiato per Cascia e per chi vi si recava in pellegrinaggio, lo spirito dei tempi era invece in rapido mutamento, condizionando il passo successivo alla beatificazione, il processo di santificazione di Rita. Dobbiamo ricordare che dopo la morte, la salma di Rita si sollevò in varie occasioni e addirittura aprì gli occhi. E questi elementi entrarono nel processo di beatificazione perché videro in Rita una veggente anche dopo la morte. Cioè questi sono elementi, diciamo, di taumaturgia, nel senso che il suo corpo si modificava e chi si avvicinava al suo corpo veniva guarito, ma questa idea, questa, diciamo, tradizione sulla levitazione del corpo, sull'apertura degli occhi, fu considerata un meccanismo da parte del monastero di incentivare il culto della santa, e questo è stato un motivo per cui la santificazione si è ritardata fino al 1900. Furono necessari dei miracoli avvenuti in un altro contesto che non è quello di Cascia, ma con Verzano, dove nella seconda metà dell'Ottocento si verificarono una serie di miracoli all'interno del monastero collegato con la chiesa di Cosma e Damiano, che sono altri due santi medici. Gennari, che è un biografo, diciamo, di questi miracoli avvenuti in Puglia, è quello che poi, diciamo, in qualche modo promosse la rivisitazione del processo di Rita per la sua santificazione. Solo alla fine dell'Ottocento, più di quattro secoli dopo la morte di Rita, maturano le condizioni per la santificazione della suora di Cascia. Il 24 maggio 1900, le motivazioni che inducono Papa Leone XIII a portare Rita sugli altari sono diverse da quelle che avevano determinato la sua beatificazione. Il periodo in cui si inserisce la canonizzazione di Rita da parte di Leone XIII è un periodo storicamente rilevante, significativo.
L'unità d'Italia era stata fatta da circa 40 anni, il che significava, oltre al fenomeno politico, il trionfo del pensiero liberale. Quindi c'era una necessità di difendere l'istituto familiare da un punto di vista cattolico, da un punto di vista della sacralità della famiglia. E Leone XIII, che era così attento alle trasformazioni sociali del suo tempo, intuisce che questo è il momento buono per fare questo passaggio, del resto dovuto, perché Rita nessuno negava che dovesse diventare santa. Matura la santità in un momento che il popolo ha bisogno di quel frutto, diciamo così, ecco, la Chiesa ha bisogno di quel frutto. Nel Novecento, quando lei viene santificata, invece la Chiesa ha bisogno di un modello di donna molto diversa, una donna che è stata madre, che quindi ha vissuto una vita familiare, perché la Chiesa Cattolica deve riportare nella Chiesa le donne che cominciano a lavorare, che quindi escono dalla famiglia, le donne che anche sono nei sindacati, e quindi ci voleva un modello non più di santa mistica e vergine, ma un modello di donna che avesse vissuto tutte le fasi della vita. Rita è tutte le fasi della vita, perché è stata ragazza, è stata moglie, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. Cioè riunisce in sé quasi praticamente tutti i possibili aspetti della vita femminile. Il santo è l'espressione di una umanità possibile. Il santo è un uomo, è un essere umano, una donna, un maschio, è un uomo, un essere umano, il quale dimostra che questo ideale è perfettamente possibile a una persona dotata di grande buona volontà, di grande fede. Tutti possiamo diventare santi. Già prima di essere santificata, Rita inizia a diventare un fenomeno mondiale anche grazie al diffondersi dell'ordine agostiniano e all'esodo degli emigranti italiani verso le Americhe a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Tra America del Nord e del Sud, decine di località e villaggi sono dedicati a lei. Ben 18 in Brasile, 10 negli Stati Uniti, 4 in Messico. Il culto di Rita è assolutamente mondiale, è molto presente per quello che riguarda l'Europa, in Spagna, in Francia prevalentemente, ma in America Latina, appunto negli Stati Uniti, ma anche in parte del mondo arabo, per esempio in Libano. Quindi è una santa veramente poliedrica dal punto di vista della geografia, ma anche della sua capacità di fare miracoli. Rita appunto guarisce tutto, in questo senso è più simile a Maria, perché nei santuari mariani non c'è una specializzazione terapeutica, pensiamo a Lourdes, ma c'è una capacità di guarire ogni tipo di evento. Mentre il suo nome, le sue immagini e la sua influenza girano per il mondo, Rita continua a rimanere a Cascia così come aveva fatto in vita. Nella grande basilica che le è stata dedicata a metà del Novecento, riposa in un'urna di vetro circondata da centinaia di ex voto e suppliche che vengono periodicamente rinnovate per far posto ai nuovi arrivi. Ogni anno a Cascia arriva oltre 1 milione di pellegrini, ma sono anche migliaia le lettere che ogni mese le vengono indirizzate. È un flusso costante di dolore misto a speranza, quello che costantemente prende la strada di questo piccolo centro dell'Umbria. Ansie e domande che molte volte sembra trovino una risposta positiva. Rita è chiamata la santa dell'impossibile, l'avvocata dei casi disperati, proprio perché a lei si rivolgono persone che si trovano in condizioni spesso disperate o dal punto di vista della malattia o della propria condizione esistenziale, e si affidano a lei pensando che è una figura che possa aiutarli. Proprio dal racconto dei miracoli evidenziamo quanto Rita possa essere importante sia per appunto il parto, la nascita, per le malattie, per la droga del figlio, cioè gli ex voto documentano veramente una geografia molto estesa. Ma Santa Rita è anche la patrona degli automobilisti, proprio per questo volo notturno che le viene attribuito. Ma se noi andiamo in giro per il mondo, la sua capacità cambia a seconda dei contesti. Per esempio in Francia, a Parigi, la cappella di Santa Rita, che si trova davanti al Moulin Rouge, a Pigalle, è una piccola chiesa invece molto frequentata dalle donne straniere, dalle prostitute, quindi da un contesto di persone, di persone che vivono condizioni di marginalità. Nel tempo Rita ha fatto moltissima strada, pur restando sempre a Cascia, da viva e da morta, da semplice suora e da santa. La sua fama e i suoi miracoli hanno messo in secondo piano la storia di quella giovane donna che in un piccolo paese dell'Italia centrale, sul finire del Medioevo, visse una vita di cui sono rimaste poche notizie. In apparenza una vita anonima, difficile e drammatica come tante.
ma che invece, a differenza di tutte le altre, è alla base di uno dei fenomeni di devozione più vasti e radicati di ogni tempo. Chi si inginocchia davanti a Santa Rita da Cascia spesso non pensa che tutto è iniziato grazie al cuore, alle lacrime e alla fede di una ragazza che si chiamava Margherita. Margherita Lotti, da Rocca Porena.